Simona Ventura ha pronunciato il fatidico sì con Giovanni Terzi, e la loro festa è stata tra le più esclusive dell'anno. La conduttrice ha condiviso con tutti i fan la gioia più grande, cioè quella del suo matrimonio. In quel meraviglioso giorno, lei era infatti stupenda in abito bianco, mentre si incamminava verso colui che è adesso diventato a tutti gli effetti suo marito. La proposta di nozze è stata fatta durante una puntata di Ballando con le Stelle, a cui hanno partecipato entrambi gli sposi e durante la quale Giovanni Terzi chiese alla sua compagna di unirsi con lui in matrimonio. Oltre alla bellissima festa, ad attirare l'attenzione è stato anche il menù esclusivo e gourmet che hanno scelto gli sposi per l'occasione. Qual era il menù per le nozze di Simona Ventura? La conduttrice ha detto sì all'uomo della sua vita e, ad omaggiare il loro grande amore, sono stati diversi ospiti, molti dei quali appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno scelto di condividere con loro questa grande gioia. Numerose persone hanno infatti partecipato a questo momento così carico di emozioni, e hanno espresso la propria felicità nel vedere i due sposi così sereni. Sta adesso circolando in rete qualche dettaglio in più sul menù che è stato consumato durante la festa, e che è stato scelto proprio dai due neoconiugi. I piatti erano squisiti e tutti a base di pesce, tanto che sono stati apprezzati dalla gran parte degli invitati. A documentarne qualche dettaglio in più è stata Barbara Valle che, sulle sue Instagram Stories, ha anche postato qualche scatto del menù e della grande tavolata. Per antipasto ci sono quindi stati pesci e crostacei, ma anche ortaggi e agrumi che sono stati accompagnati da un Ferrari Maximus Blanc des Blancs e un Ferrari Maximum Rosé. Successivamente, gli ospiti hanno potuto gustare una classica e buonissima cacio e pepe, con una variante composta da ricciola, pecorino dolce, crema di carote e nocciole. Per secondo è stato invece scelto dagli sposi un filetto di spigola con un guazzetto di ortaggi estivi, asparagi e salsa al fumetto. Per concludere il tutto, oltre al sorbetto al limone e melissa, non poteva chiaramente mancare la torta nuziale, che è stata realizzata dal pasticcere Iginio Massari. Alla fine, è arrivato il gran buffet di dolci che è stato apprezzato da molti. C'era insomma da leccarsi i baffi, alle nozze di Ventura e Terzi che sono state super seguite anche a distanza,